Un anno fa è andata in paradiso, a 38 anni, abbiamo tre bambini, Cecilia che allora aveva 10 anni, Caro ne aveva 7 e Sofia ne aveva 3. Quando diciamo già da qualche mese la situazione stava precipitando, e sia io che mia moglie lo sapevamo. Però in realtà insomma, per come ha voluto che andasse, che il Signore ha voluto che andassero le cose, negli ultimi mesi mia moglie stava abbastanza bene, per cui lei si è voluta godere proprio a pieno questi mesi facendo cose belle con me, con i bambini, con gli amici, tant'è vero che abbiamo fatto una vacanza al mare. Tornati a questa vacanza, andiamo in questo ospedale in realtà semplicemente perché si voleva valutare delle nuove cure, avevano cambiato l'ospedale, mi viene data la notizia che potevano mancare ormai pochi giorni. La cosa che mi angosciava veramente tanto non era tanto e solo il fatto di immaginare, no, la vita terrena senza mia moglie di fianco fisicamente, ma era che io avevo proprio paura che quando lei avesse saputo che insomma, si era arrivati al momento finale, diciamo, sarebbe crollata. Un giorno, appunto, vedendomi lì a piedi del letto d'ospedale, mi ha chiamato e mi ha detto, diciamo, molto affettuosamente, terenamente, con proprio un sorriso, veramente splendente, mi ha detto: "Vincenzo, guarda, cioè, lei aveva capito tutto, no? Prima ancora che glielo dicessi, anche forse guardandomi, mi ha detto: "Io non ho, non, fa, io sono tranquilla, sono contenta perché c'è Gesù e sono curiosa di quello che mi sta preparando. Non sono triste, mi dispiace solo che la tua prova è più pesante della mia." E lì ha fatto questa cosa grandissima di preparare i bambini, proprio incontrandoli prima i due più piccoli e poi quella più grande. E a loro ha proprio detto, gli ha proprio detto che guarda, la mamma, volevo dire che la mamma tra un po' andrà in paradiso, ma gli assicurava con questo volto splendente che aveva, gli assicurava che insomma gli diceva: "Guardate che è una cosa bella, perché io vado da Gesù. E voi avete un po' di nostalgia, però non vi dovete preoccupare perché io da lassù sarò sempre la vostra mamma." Questo modo con cui lei ha preparato i bambini vale come 50 anni di educazione e di amore il giorno che è andata in coma. Io gli ho sussurrato in orecchio: "Non avere paura", e lei, l'ultima cosa che ha detto, si è tirata su un attimo, ha detto: "Io non ho paura." Sono molto contento di questo libro perché penso che questa storia rende evidente, no, che Cristo c'è, che Gesù c'è, no? E quindi questo alla fine è proprio una festa, una cosa che cambia la vita. Per me ripercorrere non è tanto, come dire, una sofferenza o il riaprirsi, no, di una ferita, ma è invece quello che mi dà più pace.